L'idea del talent show è quella che ha ottenuto più preferenze durante la votazione delle proposte progettuali da realizzare attraverso le somme a disposizione per il bilancio partecipativo 2022. L'Associazione di Promozione Sociale sulle Ali della Musica, nata nel 2017, ha ottenuto infatti 222 voti con il progetto Sulle Ali del Successo, nato da un'idea della Presidente insieme alla Vicepresidente Luigia Perricone e alla Segretaria Laura Mosca, e che prevede, oltre al talent che permetterà ai giovani talenti di esibirsi e dimostrare le proprie capacità artistiche nel campo della danza, canto moderno ed esecuzione strumentale, anche un concerto pianistico. È stato un riscontro positivo al di là di ogni aspettativa, devo dire. In buona sostanza è un talent al quale parteciperanno i ragazzi, anche bambini, da 10 a 25 anni. E si divide in tre sezioni: canto, danza e esecuzioni strumentali. Può partecipare un esecutore solista come un gruppo, qualsiasi formazione. E quindi faremo prima delle selezioni, poi faremo 3 giornate, una per il canto, una per la danza, una per gli strumenti. Dopodiché faremo una serata finale alla quale parteciperanno i tre primi classificati di ogni sezione. E il primo di ogni sezione riceverà un premio in denaro e poi ci sarà un primo assoluto della serata intera. E tutto ciò sarà coronato da un concerto di un musicista, un pianista, Giuseppe Andaloro, il quale ci farà l'onore di partecipare al nostro progetto suonando, facendo un concerto. E devo dire che siamo state una squadra perché alla nostra associazione ci ha collaborato il comitato di quartiere San Luca, perché andremo a fare lì le selezioni in qualche locale della nuova chiesa. Ci ha collaborato il liceo classico, dove il liceo classico sarà la sede per le serate, sia per il concerto, per la serata di danza, di canto e quant'altro. Anche i nostri colleghi della scuola, perché nella nostra squadra ci sono tanti insegnanti che appartengono all'Istituto Comprensivo Don Milano, e quindi siamo una forza anche in quel senso. Insomma, è stato un bellissimo successo. Siamo molto contenti e soddisfatti. Non è la prima volta che un progetto dell'associazione rientra tra quelli più votati. L'abbiamo vinto nel 2018. E abbiamo iniziato questo progetto Facciamo Musica nel 2021, perché c'è stato il Covid, nel 21 e 22. Questo prevedeva l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie ai ragazzini che non frequentano un corso a indirizzo musicale. Ha avuto un grande successo, gli abbiamo dato degli strumenti in comodato d'uso, molti si sono appassionati, hanno continuato, e questo era il nostro obiettivo. E poi abbiamo vinto il bilancio partecipativo del 2021, che ancora non abbiamo iniziato perché aspettiamo che ci diano l'ok per cominciare. E questo si chiamava Piccole Note, questo progetto si chiama Piccole Note e prevede lo studio della musica presso le scuole elementari, quindi una specie di Facciamo Musica ridotto per i bambini più piccoli. Ora, quest'anno abbiamo voluto cambiare e abbiamo previsto questo talent, però che ha anche delle finalità didattiche importanti.